Un annetto fa mi interrogavo sul perché trasmissioni televisive degli anni 50 e 60 utilizzassero un italiano impeccabile confrontato a quello di oggi che è limitato a periodi con soggetto, verbo, complemento e molte parole inglesi. Non trovavo una risposta, se non nella mancanza di comprensione della maggior parte delle persone di un banale testo scritto, e ho la riprova ogni santo giorno di quanto siamo leader in questa vergognosa classifica tra nazioni, e nella progressiva anglicizzazione del nostro vocabolario quotidiano mediata da internet. Oggi però mi è ricapitato tra le mani un saggio di Umberto Eco datato 1961, Fenomenologia di Mike Bongiorno, 6 paginette di assoluta preveggenza di quello che 60 anni dopo è diventato degenerazione. Mi spiego peggio. Dopo una solida premessa di Eco su come all'uomo circuito dai mass media non si chieda di essere diverso da ciò che già è, il prof riconosce comunque quella tensione di ogni essere umano a diversificarsi, non necessariamente in meglio, da ciò che crede di essere, ad emanciparsene. Tuttavia, dicevo, non ci si riferiva ad una tensione volta a migliorarsi, e nella maggior parte dei casi odierni quelli che dovrebbero identificarsi come esseri senzienti nemmeno si pongono il problema, ma di loro vi dirò alla fine. Perché Eco analizza Mike Bongiorno, o perlomeno il personaggio Mike Bongiorno? Mike incarnava alla perfezione la mediocrità, quella che non necessitava di chissà quale artificio scenico, che si vendeva per quello che era. E di conseguenza, cito, lo spettatore vede glorificato e insignito ufficialmente di autorità nazionale il ritratto dei propri limiti. Mike non era un Adone, nemmeno nei primi anni della sua carriera, e non dimostrava certo un'intelligenza da guru mediatico che invece molti oggi tentano, spesso con successo, di millantare. Aveva però un ruolo fondamentale. Dimostrava sincera e primitiva ammirazione per colui che sa. Intendiamoci, senza alcuna pretesa di avvicinarsi alla figura dell'edotto facendo uno sforzo di tipo culturale, riempiva di complimenti. Ma questa ammirazione per la cultura era finalizzata all'uso che della cultura si faceva, guadagnare denaro. Una posizione economica migliore rispetto alla gretta e deprimente normalità di chi non era chiamato a rispondere su quanti peli avesse il culo di un babbuino, perché se ne presentava come esperto nella trasmissione. Il culo del babbuino diventa quindi materia di studio, così come la filosofia analitica. Ognuno si presentava al quiz col proprio bagaglio di cultura. Torniamo alla tematica del linguaggio utilizzato nelle trasmissioni televisive. Quello di Mike era basic, senza subordinate, periodi tra parentesi, congiuntivi pericolosi. Sì, mi è passato in mente che volutamente utilizzasse quel linguaggio basico per arrivare a più spettatori possibili. Se non che le numerose gaffe che negli anni lo hanno contraddistinto e che da freudiana memoria sono assolutamente istintive, perciò radicate, hanno confermato anche una mediocrità di pensiero. Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione mi va a dire che cosa? Piccione, vede? Lei è una picciona. Rimango sempre persuaso che più parole si conoscono, più si ha la possibilità di esprimersi, più si possa uscire dal pensiero lineare o massificato. Alla luce di tutte queste premesse, Eco affermava che quella del pubblico, Mike Testimonial, non era una tensione verso il Superman, ma verso l'Everyman. Quello cioè che non aveva alcuna pretesa di emanciparsi dalla propria situazione mediana. Facciamo un salto indietro alla mia domanda originaria. Perché negli anni 50 e 60 il linguaggio era diverso? I motivi credo siano stati un misto tra opportunità e necessità. Le primissime trasmissioni televisive non raggiungevano tutti, come oggi. Come sappiamo, la TV ce l'aveva quello ricco o uno a condominio. Ci si riuniva davanti allo schermo come davanti ai vecchi saggi delle tribù primitive, con la fame di imparare qualcosa, qualsiasi cosa, che potesse far dimenticare il conflitto di 10 anni prima e che regalasse anche semplicemente una mezz'ora di svago. Ma l'intento comunicativo, furbamente ed intelligentemente, era stato integrato ad un intento propedeutico.
C'erano ampissime sacche di società non ancora alfabetizzate e presentare la cultura italiana nella forma migliore tramite questo primo mezzo di divulgazione faceva sì che i padri del tempo, pur non aspirando a tale cultura, capissero, i più evoluti, la potenza del messaggio e spingessero i figli ad avvicinarsi a quel tipo di maturità intellettuale. La tensione di cui parlavo prima, eccola quindi svilupparsi in questo caso in un afflato, in uno scopo migliorativo. Il personaggio Buongiorno entra a gamba tesa in questo periodo e dice: guarda questo, proprio perché bravo in questo determinato campo vince soldi. E non è una posizione in disaccordo con l'idea del tempo, quella secondo cui la cultura servisse a migliorare la propria condizione economica e di conseguenza per il tempo sociale. Ma crea un finalismo. Bisogna studiare per fare soldi. Se quindi, ad esempio, negli anni 60 sono un ricco nobile o un facoltoso industriale, non ho bisogno di studiare perché i soldi li ho già. Però bravo quello che sa quanti peli ha sul culo il babbuino. E a saperlo magari vinci dei soldi. Sono passati decenni. Siamo ancora all'everyman? Purtroppo no. Per come la vedo io, se agli inizi della televisione ci si sentiva ignoranti e con voglia di imparare, si è poi passati ad accontentarsi di quello che si è, per arrivare oggi a sentirsi comunque superiore, perché i modelli che vengono proposti sono ai limiti dell'ominide istintivo. Le reazioni oggi sono due. O si condanna la stupidità dei personaggi televisivi, riconoscendone però gli istinti primordiali come comuni anche a se stessi, solo non espressi né condivisi a reti nazionali in prima serata, o anche a causa dell'etica della presenza scenica e della bellezza fisica, si cerca di emularli. E si instaura un pauroso circolo vizioso: se ciò che fa presa sul pubblico è la stupidità, l'ignoranza, gli istinti basici, abbassiamo sempre di più l'asticella della dignità. La tensione quindi oggi è verso il basso. O ci si sente superiori, e quindi non ho motivo di crescere culturalmente, o si preferisce assomigliare a questi ominidi per avere quel quarto d'ora di celebrità. Aveva ragione Luttazzi quando pubblicò il libro Crampo, corso rapido di apprendimento minimo per ottenebrati. Il sottotitolo era: Ambra fa un sacco di soldi, perché io dovrei studiare? Ammettendo di essere io il primo degli stupidi, mi dico: almeno Ambra cantava e ballava,